solo devo pregarla di una cosa. La risposta entro stasera. Certo. Capirà, abbiamo tantissime richieste. Non si preoccupi, la richiamerò stasera. Grazie, grazie, arrivederci. Arrivederci, signora. E il problema è convincermi lui. Io non capisco perché pensi che non ce la facciamo. Se la banca mi concede lo scivolo, che me lo concede sicuramente. Ecco, io me ne posso andare in pensione quasi subito. Ecco, e con la liquidazione ce la facciamo benissimo, tu vedrai. Buongiorno signore. Buongiorno. Buongiorno. Sono arrivate le arance, gliene ho preparate un chilo, tenga. No. Scusi tanto, eh. No, signora. Diceva mio marito. Ah, ok. Ecco, ancora una volta tutti i nostri progetti che vanno all'aria. Ma come puoi pensare che una coppia con tre figli possa vivere in due camere e cucina, eh? Ma amore mio, tu parli come se fossero tre lattanti. Federico già guadagna quello che guadagno io dopo 30 anni di lavoro. Sì, lo so. Maria Carmela si sposa fra 15 giorni. Cristiana se ne va in America, all'università. Hanno sempre bisogno di noi. Ma non è vero, sei tu che hai bisogno di loro. Tu, sempre con sti figli, i figli, sempre. E cosa vuoi fare? Metterli in mezzo a una strada per fare il comodo nostro? Ma che dici? Ma quando vai? C'è la pizzeria. Guarda, che dopo che mi fa, mi dici? Pronto? Pronto, amore? Maria Carmela? Maria Carmela, è per te? Vabbè. Pronto? Pronto, amore, ciao, sono io. Sì, dimmi. Niente, sto partendo per Bergamo. Bene. Senti, ti chiamo quando arrivo. Cos'è sto rumore? Qual è il rumore? Ma non lo so, un rumore come... Pronto? Tu mi senti? Sì, ti sento, dimmi. Niente, sto partendo per Bergamo. Mi hai già detto. Che volevi? Niente, volevo dirti... Mi ami? Pronto? Volevo dirti se mi ami. Vabbè, non si può questo rumore. Chiamo da Bergamo, ciao. Ciao. I play the guitar. You play the guitar. Do you play the guitar? No, I don't play the guitar. Very good. So, I play the guitar. You play the guitar. Do you play the guitar? I don't play the guitar. Cristiana! Ma possibile di stare sempre appiccicata che è morto di fame? Ma povero John, ce l'ho sempre con lui. E poi lo sai che mi fa fare esercizio in inglese, no? Figurati. Dammi la chiave. Non ce l'ho io, ce l'hai te. No, che... Ah, sì. Fatemi in cucina.